Ciao a tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video Amigurumi. Oggi andremo a realizzare assieme questa piccola tartarughina. Sono contenta di poter realizzare questo schema perché è stata una richiesta di una di voi. Una ragazza ha visto sullo sfondo di alcuni miei video questa tartarughina che io utilizzo come puntaspilli e incuriosita voleva sapere quale fosse lo schema, quindi oggi lo realizzeremo assieme. Questa avrà i suoi 5 anni. E l'ho realizzata con una lana bicolore per fare il guscio e il fiocchettino che ormai è tutto sfatto. Andiamo a vedere assieme cosa serve per poterle realizzare. Per questo progetto vi servirà della lana acrilica color beige, di qualsiasi altro colore vogliate fare il guscio. Io ho scelto il verde acqua. Dei pezzettini di feltro bianco e nero. Un uncinetto 3 o 3,5. Una colla per tessuti qualsiasi. Delle forbicine. Un ago da lana. E dell'imbottitura. Iniziamo con del filato beige e realizziamo 6 maglie basse nell'anello magico. Adesso andiamo a realizzare un aumento per ogni maglia bassa sottostante. Al termine del giro avremo 12 maglie basse. Procediamo realizzando una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 18 maglie basse. Adesso continuiamo il lavoro così come si presenta con delle maglie basse per un giro. A questo punto realizziamo 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 24 maglie basse. Bene, a questo punto porto dentro il filato di partenza. In questo modo. E vado ad inserire nell'ultima maglia un marcatore, che per me non è altro che un filo di qualsiasi altro colore, che mi segni la fine dei giri. Adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 3 giri. Al termine dei 3 giri continuiamo il lavoro realizzando una diminuzione e 2 maglie basse per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 18 maglie basse. Bene, adesso continuiamo realizzando una diminuzione ed una maglia bassa per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 12 maglie basse. Dopo aver terminato questo giro sono andata ad imbottire il mio lavoro. Adesso continuiamo il lavoro realizzando una diminuzione e 2 maglie basse per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 9 maglie basse. Sono andata a mettere il mio marcatore e adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 4 giri. E dopo aver realizzato anche il collo, dobbiamo fare Una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 6 maglie basse nelle maglie sottostanti. A questo punto vado a fare una maglia bassissima, tiro lungo il filo e lo taglio. e andiamo ad imbottire anche il collo. Andiamo a realizzare adesso il guscio. Facciamo 6 maglie basse nel cerchio magico. Adesso realizziamo un aumento su ogni maglia bassa sottostante. Al termine del giro avremo 12 maglie basse. Continuiamo realizzando una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 18 maglie basse. Adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per un giro. A questo punto realizziamo 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 24 maglie basse. Adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per un giro. Adesso continuiamo realizzando 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 30 maglie basse. A questo punto ho portato all'interno il filo di partenza e ho messo un marcatore. Adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 3 giri. Adesso andiamo a realizzare 3 maglie basse ed un aumento per 7 volte. A questo punto avremo 35 maglie basse. Per completare il giro non ci rimane che fare altre 2 maglie basse. In totale per questo giro avremo 37 maglie basse. Adesso non lavoriamo più le maglie, ma andiamo a lavorare nel giro precedente. Quindi entro nel forellino sotto, faccio uscire l'uncinetto dal forellino accanto, prendo il filo e lo tiro fuori. Devo fare una diminuzione, quindi rientro questa volta nel secondo forellino, esco dal terzo e riprendo il filo e lo tiro fuori. E a questo punto lavoro una diminuzione. Adesso devo lavorare 3 maglie basse, sempre nello stesso modo, quindi entro nel forellino, esco dall'altro, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Adesso ancora entro nel forellino, esco dall'altro, prendo e
e faccio una maglia bassa. E un'altra volta. Continuo a lavorare così per tutto il giro, lavorando una diminuzione e 3 maglie basse per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 24 maglie basse. Al termine del giro il lavoro si presenterà in questo modo. E a questo punto possiamo fare una maglia bassissima e chiudere il lavoro. Lavoriamo adesso la copertura sotto del guscio. Sempre con del filato beige andiamo a realizzare 6 maglie basse nel cerchio magico. Adesso realizziamo un aumento per ogni maglia sottostante, al termine del quale ci ritroveremo con 12 maglie basse. Adesso realizziamo una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 18 maglie basse. Continuiamo realizzando 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 24 maglie basse. Non ci resta che passare all'interno il filato di partenza, realizzare una maglia bassissima e lasciare lungo il filato per poterlo cucire. Sono andata ad imbottire il mio guscio e adesso con la copertura lo vado a cucire. Per cucirlo dobbiamo lasciare libere queste maglie e cucirlo invece su quelle più interne. In questo modo. E continuate così fino a chiudere completamente il guscio. Realizziamo ora le zampine, facciamo 6 maglie basse nel cerchio magico. Continuiamo realizzando una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo con 9 maglie basse. Sono andata a mettere il mio marcatore e adesso lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 3 giri. Al termine del giro sono andata a fare una maglia bassissima e ho tagliato lungo il filo per poterlo cucire, ho portato all'interno il filato di partenza e sono andata ad imbottire. Realizzate nello stesso identico modo altre 3 zampine. Realizziamo adesso la codina. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Nella seconda andiamo a fare una maglia bassissima. In quella dopo andiamo a fare un'altra maglia bassissima. E nell'ultima realizziamo una maglia bassa. Questa sarà la nostra codina. Facciamo una maglia bassissima e lasciamo lungo il filo per poterla cucire. Vado ad assemblare adesso tutti i pezzi. Ed eccomi qua dopo aver cucito tutte le varie parti assieme. Vi do qualche consiglio per andarlo a cucire. La testa la andiamo a cucire in prossimità del cambio di giro dove siamo passati a lavorare nelle maglie sotto, quindi dove il lavoro comincia ad andare verso il basso. Poi ho dato anche qualche punto per fissare bene il collo sul guscio, sennò la testa tende a cadere in avanti visto che è un po' più pesante. Parallelamente alla testa sono andata a cucire la codina, sempre all'interno, e ho nascosto anche il filato di partenza della codina, e poi ai 4 lati le zampette, partendo sempre dall'interno del guscio. A piacere io vado a inserire sulla testa un fiocchetto. Prendo del filato dello stesso colore del guscio, nell'info box trovate anche lo schema in inglese. Ho deciso di realizzare lo schema in inglese per dar modo anche agli stranieri di poter realizzare questa tartaruga. Se volete però lo schema tradotto anche in italiano, fatemelo sapere qui giù nei commenti. Se realizzate questo schema e vi va di condividerlo con me, taggatemi su Instagram. I miei contatti Instagram, Facebook, che sono quelli che utilizzo di più oltre a YouTube, li trovate qui sotto, giù nell'info box. Vi lascio qui alla fine del video altre foto di tartarughine realizzate da me con altri colori o altre fantasie. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!